scuola siamo partiti alle 7 di mattina. Il viaggio è stato un po' lungo, ma dopo, verso le 10, siamo arrivati. Dove io? Abbiamo giocato all'enorme parco, a un parco giochi che c'è qui. Abbiamo scaricato tutta la nostra roba e ci siamo messi a giocare a biliardino e tutte le cose. Più tardi abbiamo mangiato cose molto gustose. Dopo mangiato ci hanno assegnato gli angeli, che dobbiamo fare gli angeli custode a loro che li devono fare a noi. Va bene, allora ragazzi, iniziamo il campo scuola. Come vi dicevo questa mattina sul pullman, adesso vivremo un gesto che di per sé è molto molto semplice, però molto bello. E con piacere ho notato che anche molti di voi lo aspettano. Verrete qui, questo vedete è un altare fatto di legno, però è un altare. Una alla volta venite qui, troverete una lettera dell'alfabeto che si chiama, vediamo chi di voi la riconosce. T, però si chiama anche da... Tau. Ognuno di voi scrive il suo nome qui, nome, non il cognome, se no diventa troppo laborioso, e poi con l'aiuto delle animatrici si andrà ad appiccicare lì, di modo che quel Tau sarà pieno di tutti i nostri nomi. Ognuno di voi prenderà qui un biglietto, come vedete ci sono questi biglietti preparati così bene dalle animatrici,
e c'è un fiocco, si libera o si tira il foglietto e si legge il nome che si trova scritto su questo foglietto. Se in uno di questi esce scritto Benito e lo ha preso uno di voi, significa che chi ha letto il mio nome sarà il mio angelo custode e non lo deve dire a nessuno, nemmeno a me. Non lo deve dire a nessuno, deve essere un segreto personale. E così ognuno di noi riceve un dono, riceve qualcuno da custodire e la certezza che è custodito. Vedete com'è bello? La certezza che sono custodito e l'impegno che devo custodire. Cercheremo di avvicinare quella persona, di fargli degli atti di gentilezza, di cortesia, di rispetto. Se vogliamo gli scriviamo un bigliettino e glielo facciamo trovare, una pietra colorata e gliela facciamo trovare o sul letto o da qualche altra parte. Deve ricevere il dono della nostra preghiera, del nostro impegno. They have more.
siamo andati a fare un'escursione in montagna, abbiamo camminato per circa un'oretta e mezza.